Ostruzionismo, perché? Allora, prima di tutto diciamo che questo governo, la maggioranza, non ha neanche la decenza di stare in aula quando deve votare un suo decreto. Poi diciamo che in questo decreto abbiamo da una parte regalie ai privati del patrimonio edilizio pubblico e una svendita dei diritti dell'abitare, oltre a nuova cementificazione. Dall'altra nuove semplificazioni e regali per le varie tangentopoli di Expo, perché si semplificano gli appalti e si danno nuovi soldi per questa iniziativa togliendoli dai fondi per togliere la precarizzazione dall'amministrazione pubblica.